Agosto 86, Peschiera Borromeo. Mia mamma ascoltava le sinfonie di Beethoven dirette da Bernstein e proprio il 18 d'agosto ha avuto la sorpresa, se è una sorpresa, di aspettarmi. E quindi sono proprio nato in questo borgo. È stato i primi anni dell'infanzia, li ho passati qua, è stato un posto felice perché mi ha subito messo a contatto con la natura, che per un essere romantico come me è una cosa derimente. Questi suoni che sentite mi hanno creato sin da piccolo questo humus, questo substrato di sensibilità, di percezione, un bagaglio che mi sono portato dietro negli anni e che si è poi trasposto anche nella musica. Mi definisco prima di tutto un artista in tutte le dinamiche della giornata, non solo in senso assoluto. E ogni vibrazione per me è qualcosa che mi apre qualcosa di più grande. E appunto queste micro percezioni le trasporto poi anche sul palco. Nella mia musica. E questo mi ha sempre salvato anche nei momenti difficili. Il gioco di sinestesia, di giustapposizioni, di fraseggi sonori, percezioni uditive dell'anima tra cielo e terra mi ha portato a seguire, ossia a creare sempre qualcosa anche sul palco. Mio nonno ha sempre lavorato in Valsassina, è un esponente della seconda metà del Novecento della scuola lombarda italiana, liutistica italiana. I suoi violini sono fantastici, giovani, brillanti. Dall'artigianato del nonno, dove la materia diventa forma, la forma diventa le sculture di mia madre e le sculture di mia mamma diventano il mio suono. Quindi c'è un filo rosso, un fil rouge che ci ha sempre tenuto molto stretti. Ed è questo che poi mi ha indotto a incominciare a suonare il violino, ecco. A livello proprio familiare si intersecano fili emotivi molto sottili, di
di simbiosi anche, potremmo definire un po' pascoliano, no? Nel suo genere. Dal 2013 collaboro con Bruno Canino, non ha bisogno di presentazioni. È stato un incontro molto semplice, dove c'è stata subito un'intesa nel raffrontarsi subito da artisti alla pari, anche se in questi anni ho imparato moltissimo. Quindi hai, se c'è poco E da quindi parlare. pianisti, sei grandi pianisti che mi fa paccare. Capisci? Io ho 8 anni, lui ne aveva 80, quindi cioè, No, mi piaceva, ecco, mi piaceva come. sì, certo, ma non si tratta di imitazioni, sei solo di ispirazione. Sì, cioè, Ispirazione. paccavo. In occasione del disco Verdi Fantasies, parafrasi di Bazzini e Sivoli sui temi verdiani, e da lì poi è proseguito anche con diversi concerti e ultimamente abbiamo registrato nel 2016 Italian Soul con pezzi che partono da Venezia fino ad arrivare al Mezzogiorno, in particolare con diciamo acquerelli di compositori come Petrassi oppure La Giara di Casella, ecco, questi sono stati i pezzi salienti del disco, nonché altri pezzi, diciamo, meno blasonati, ma di compositori comunque interessanti da riscoprire come Mario Pilati e Leone Sinigaglia. Mentre quest'anno abbiamo registrato nel 2017 finalmente un programma invece di spessore musicale, diciamo, più elevato, con la sonata di Poulenc, la suite italiana di Stravinsky, i tre pezzi dall'Uccello di Fuoco, tre scritti da Dashkin e le melodie di Prokofiev. Leggermente certi suoi atteggiamenti dal punto di vista della libertà ritmica, che è benvenuta, ma insomma va contenuta in tre certi. Io sono un po' forse professorale, non so se questo gli ha giovato, ma certamente adesso per me è più facile suonare come adesso.
io ho imparato dal maestro, soprattutto nel secondo disco, dove c'erano un repertorio neoclassico, quindi giustapposizioni anche di ritmi, che così io sono certe volte troppo istrionico come maniera di suonare, eccessivamente forse, e il maestro mi ha aiutato in questi anni a contenere forse questa eccessiva carica emotiva. Quest'opera che abbiamo davanti, che è un violoncello spaccato, opera di mia madre, ogni venatura del legno è come se fosse le mani scolpite di mio nonno, ecco. Le mani di mio nonno erano scolpite dal lavoro, e in quest'opera di mia mamma si nota proprio questo, in ogni sfaccettatura, no? In ogni movimento dello scalpello che riesco ancora a immaginare. Mio nonno stava delle ore nel suo laboratorio. È come se le sue mani fossero state scolpite. E in quest'opera c'è questo sfondo neutro, dove però esce questo stato di profonda carnalità anche dell'artigianato, ecco, potrei definirlo così. Ho fatto i miei studi musicali a Milano, al conservatorio, poi sono andato a studiare da Piera Moial e lì ho cominciato a suonare con la Camerata di Losanna, con cui mi ha fatto diversi tournée in diverse città europee. E lì ho imparato, perché eravamo parti reali, quindi 3 più 3 era come suonare da solisti, poi abbiamo fatto il repertorio da camera. Ecco, l'influsso di Amoyal per me è stato molto importante, e anche tutt'oggi molti dei suoi insegnamenti ricorrono. Dopo gli studi con Amoyal sono rientrato in Italia, ho studiato con Pavel Berman all'Accademia di Imola e con un po' con Salvatore Accardo alla Chigiana. Ovviamente per me è stato un onore studiare con Accardo. Le sue diteggiature, le sue arcate, la sua esperienza, soprattutto legata alla prassi, mi ha fatto cambiare. Io nel 2009 ho avuto un grosso problema, perché sono stato completamente paralizzato. E ho avuto sindrome di Guillain-Barré e ci ho messo 2 anni per uscire da questo grave problema.
Il dramma mi ha fatto capire quanto sia importante il rapporto anche con il soprannaturale, e il fatto di una mia conversione anche che è capitata nel 2014, dopo quando sono guarito, perché insomma il fatto di sentirsi così limitati, no, fa pensare. Il fatto di essere rinato, di essere stato nel corpo di un'altra persona, no? E di essere uscito e di aver ripreso, ogni piccolo gesto era un traguardo. Che bello vivere, è questo, che bello vivere con la musica, che bello vivere, che bello aver ripreso, che bello essere un artista, che bello essere una persona che vibra.